E benvenuti carissimi in questo nuovissimo video. Qui con voi c'è sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. Questa volta non sono solo, ma sono insieme a una fantastica persona, ragazzi. Ne avete sentito parlare tante volte, ma non sapete mai chi è. Ebbene, questa volta ve l'ho portato, ragazzi. Vi ho portato Francesco, ragazzuoli. Francesco, che è un piacere essere qui. È il capo, il boss, ragazzi. Del Games Time di Alberto. Non sono il manager, però. E non è il manager. Il manager, se vorrà, lo porteremo sul canale. Chiediamo, dobbiamo fare una richiesta. Penso di sì, vabbè, no, non si sa mai. vediamo. Il manager è troppo, ragazzi. Il manager è uno special. Se non ci siamo fossilizzati con Pokémon, male che vada, facciamo spacchettare qualcosina del Signore degli Anelli. Ma chissà. Ci potrebbe stare, ragazzi, ci potrebbe stare. Perché no? Fra, che cosa ci hai portato? Dato che siamo qui in anteprima, abbiamo effettivamente la nuova espansione, il set speciale in uscita praticamente questa settimana, ovvero Segreto Fiabesco. Qui praticamente abbiamo un po' di prodotti che apriremo nel corso di questi video, tra cui Blister, Mini Teen soprattutto, molto belli, ragazzi, Zoroark, Dusknoir, tanta roba, i tre beni amici molto simpatici. E quindi tanta roba, ragazzi, tanta roba. Avremo tanto materiale da spacchettare. C'è tanto materiale, ragazzi, tantissimo materiale. Ci sarà Fra, ci sarà di nuovo Valerio. Certo. Torna un sacco di roba. E Fra ci ha portato tanta roba. Di solito mi portano fortuna le mini team, meno a Valerio. Quindi meno a... almeno su questo, diciamo che vediamo di scongiurare, vediamo di portare qualche pullino interessante. Sì. Assolutamente. Direi. Iniziamo, abbiamo ben 5 team da aprire. Cominciamo con le team. In questo video dedichiamoci alle mini team di questo segreto fiabesco. Nome molto particolare, ma va bene. Mi sono scordato, ma non mi sono scordato. Benvenuti nuovi iscritti al canale e bentornato a coloro che ci seguono sempre, ragazzi. Salutiamo Cosimo, un po' tutti. Qui sotto in descrizione, ovviamente, tutti i link. Card Market, acquistate le vostre carte sia competitive che non collezione, quant'altro. Instagram, e abbiamo ovviamente anche l'Instagram del negozio di Alberto. Ragazzi, veniteci a trovare in via, fai un po' di pubblicità, Corso Trieste Trento 33 ad Albero Bello, quando volete ci trovate effettivamente quasi tutti i giorni tranne il lunedì. Siamo quasi sempre lì, quindi se volete venire a fare una partita a disposizione. Assolutissimamente. Detto questo, andiamo al pack opening, ragazzi, andiamo. Ed eccoci qui, ragazzi, togliamo il mouse che non ci serve. Abbiamo tutte e 5 le mini team di Segreto Fiabesco. E devo dire, non una più bella dell'altra, ma loro due sono belle, ragazzi. Sono eccezionali. Loro due sono veramente belle. Zoroark con Sinistra. Quello è Poltergeist. E Dusknoir con... non è Dreppol, no, perché è sempre l'ultima evoluzione di Plin. Bene, ragazzoni, Fra, inizia pure. Allora, vediamo. Secondo me questo iniziamo. Ci porta la fortuna, dato che effettivamente magari possiamo trovare qualche piccolo Kidogi. Iniziamo a spacchettare la questa. Eccoci qua. Vai, bella. Ci proviamo effettivamente adesso. Te le sposto. Senti, facciamo una cosa. Io nel frattempo... nel frattempo facciamo una cosa. Sennò. Facciamo così, ragazzi, perché sennò... sono curioso di vedere in realtà le bustine, immagini o le bustine, le artwork. Non le avevi viste? No. Sì, butta. Oh là, eccole. Facciamo un altro quadretto. Ma che carine. Ok, uno è l'adesivo e uno è il quadretto effettivo. Senti, di questi quasi lo facciamo il quadretto perché mi sembra carino. Sì, no, infatti sembra molto carino. Eccole qua. Abbiamo Picharant e Fesandini. Quindi a questo punto l'altro costa 5. Sì, penso di sì. No, non sono 4. Vediamo un po'. Direi a questo punto. Questa team la teniamo qui. Vado, io nel frattempo mi decco. Procedo ad aprire il primo pacchetto. Andiamo con Picharant. Alla deplastificazione. No, madonna, la plastica non è proprio... mi è sdrammata. È un po' sì. Niente, ragazzi. Abbiamo un bel codicino per voi. Ragazzi, rapide, cara, il codice, mamma mia. Sì. Io pensavo che se li teneva, invece... No, attenzione. Abbiamo l'energia lampo,
bello. Sì, avvicino un po'. Sì, sì. Staffan. Zubat, guarda che bello Zubat. Madonna, no, sono bellissimi, ho visto gli artwork, sono lui quello di altro. Ah, tasca. Ma che bella. Bello, bello, bello. Passo a prenderti. Q-Fant. Malamar. Sono belli gli artwork. Questa espansione... Sidra energetica. Ha davvero dei belli artwork. Sto facendo tutto vicino al microfono. SMR. Robat. Drowsy, ecco il nuovo effetto reverse, molto bella. Bellissimo. E le Ulo sono così. Non so se si riesce a vedere in video. Se sono un po' più sopra, che si vede. Sì, sì. Krogank. E niente. Cresselia. Però, devo dire. Bella. Gli artwork di questo set, ragazzi, sono davvero tanta roba. Allora, io ce l'ho fatta. Okay. Ah, è già perfetto. Andiamo proprio lisci adesso. Perché vediamo così se riusciamo a preservare la bustina, ma stavolta è andata meglio. Diamo un bel codicino. Mamma mia, questo Fabio dei Galapuri Codici, ragazzi. Quanto è magnanimo questo ragazzo! E andiamo. Questa l'abbiamo fatto. Energia acqua, Joltik. Non Ulo. Ora ci sono anche le Ulo energie. Sì. Vai, Orsi, che magari questo ci potrà servire per un mazzo Kingdra. Q-Fant. Zubat ancora, gli si ripeteranno tantissimo. Eccola. Macchinazione di Xan. Questa la vuol dire, io già ve lo dico. Sylveon. Eevee, bellissimo questo Eevee reverse. Crobat reverse. E Tapu, dai. Ci sta. Seconda Ulo. Privatin. Diverse proprio l'olografia sembra, o sbaglio? Sono un po' più lucenti. Vero? Mi sembra diversa. Probabile, sai? Io qua manco si vede proprio. Sono più scintillanti, forse. O è una stampa completamente diversa, sempre anche la carta. Non lo so. Probabile, sai? Da confrontare molto con le probabile, vecchie. Esatto. Procediamo con dopo la prossima canetto. Pin. Andiamo di... Vai, dai, andiamo di Zoroark. Zoroark e Zoroark sia. Ma è a posto, ci siamo. Vediamo se troviamo qualche altra illustrazione. Eccoci qua. Ecco gli adesivi. Bella. Sì, sì, questo è proprio da fare, eh? Sì. Questo quadretto sì. Oh, vedi, abbiamo il Munchidori e Fenzantipidi ancora. Beh. Ok, Fenzantipidi lo puoi distruggere perché ce l'hai. Sì. Perfetto, dai, andiamo di Munchidori, speriamo effettivamente di salvarla. No, niente, abbiamo deciso di sventriamo la bustina. Facciamo così. Okay. Il codicino. Ok, eccoci qua. Energia. Niente Ulo, niente. Ci hanno spoilerato effettivamente queste energie Ulo. Sì, vediamo un po'. E ora abbiamo il piccio. Ah, sì, questa è molto carina. Sneasel. Furfru. Non capisco perché ci sia. Oh, altro Aliunite. Aliunite d'Artrix, incredibile. Da rimontare, ragazzi. Arte segreta di Mina. Grazie. Bellissimo. Mi sa che qualche carta potrà tornare utile al nostro Nick. Alira senti tempo passato, bellissima. Pure guarda questa l'arte che è Kanda, che è il solito pazzo che fa incredibile. Così Golbat, ok, c'è tutte le reverse e Cresselia. Cresselia di nuovo, no, peccato, no, peccato, dai. Peccato. Prima uno doppia, ragazzi, ma niente, questa la sventriamo perché ma sì così. Ma sì, siccome ci hanno scammato le bustine, ragazzi, sai con chi prendertela. Sono risigillato come stesso dici, no col fornitore. Col fornitore, ragazzi. Ecco qua il codice. Ti tocca. Vediamo se becchiamo un'energia. Niente, ancora okay. Niente energia Ulo. Allora io spero che non siano solo in. Sono giapponesi, dici. Sono in Giappone. Non lo so. Undur. Ma considera. Comunque in espansione di mezzo. Eevee. Potrebbe. Infatti. Krogank. Barella notturna che. Questa è utile. Ma... Ok. Ivelta. Che è eccezionale. Sempre fantastico. Oh, Acromio. Un reverse, attenzione. Goluso. Questo è goluso. Toxicroak. E no, ma ti immagino un'altra Cresselia. No, basta Cresselia. Mi sa che non siamo così tanto fortunati con queste team. Allora, di solito se le prende Valerio quelle sfortunate. Mi sa tanto che gli abbiamo lasciato quelle fortunate. Ma non le prenderà magari questa volta. Vai avanti. Allora andiamo di questo punto. Fenzantipidi. Sempre i soliti adesivi, vediamo se troviamo qualche altra. Picharant. Picharant.
L'avevamo già visto o no? Non mi ricordo. Devo cercare di... Adesso vediamo. Ormai possiamo distruggere. Pesantivity c'è in ogni pacchetto. Ormai. Va bene, andiamo a questo punto. A non distruggere questa postina. Cerchiamo di non distruggere. Ci abbiamo fatto. Beh, attenzione come... Ecco, niente. Deve stare lì davanti. No, quella purtroppo non si può fare. Va bene, allora abbiamo Duskalo. Il nostro codicino. Eccolo qui. Dimmi che sono le Olo. Mi sa di mi no. Sa di no. Spostiamo. Niente. Tocca prendere. Energia fuoco. Un Dusclops. L'Eolo Giappo. Neo. Aundur. Io continuo a sperare di trovare l'Aundum. E lo Zorua. Soprattutto lo Zorua. Incredibile. Bellissimo. Barella notturna. Silveon. Sì, bellissimo. Galvantula. Silveon Reverse. Posto. Zorua Reverse. E niente. Con Pelagia. Ragazzi, due Eolo. Due, cioè, non basta. Doppio Kufant e doppio Cresselia. Mamma mia. Io spero che trovi un'alternativa art almeno in mezzo a queste team, così. Niente. Ma che sono le alternative art? Cioè, che sono allora, allora, senti, possiamo fare una bella cosa. Dovrebbero essere effettivamente 5, se non vado errato. E possiamo andare a vedere mano a mano. Ecco il cuoricino. Eccoci qua. Nel frattempo che tu apri. Vediamo se troviamo una bella Olo. Niente. Mi sa che le energie Olo sono non solo esclusiva Giappo. A quanto pare. Neo. Allora, Noga. Le altre sono 1, 2, 3, 4. 4 e 5, mi sa di sì. No, c'è anche il Cassiopea. Ah, Cassiopea, eh sì. Axio. Golba. Barella notturna. E sei già 3. No. Perseveranza di Acromio. Oh, va bene, così è vero. Incredibile. Infatti, non sai che lo faccio io il mazzo, sai? Sneasel di tipo acqua, ok. E Tapu Bulu, anche questa doppione mi sa. Mamma mia, ragazzi. È vero che ci sono 6 ex messi in croce. Può essere effettivamente anche un pool molto ridotto. Vada. E niente, dai, andiamo di Munchidori. Eccoci qua. Penultima, ragazzi. Andiamo. Penultima mini team. Bello. Questo quadretto è veramente bello. Veramente, veramente bello. Oh, vediamo di non distruggere queste, per favore. Beh. Occhi tuoi. Insomma. No, diciamo che non si scollano proprio benissimo, però ci possiamo fare nulla. Vabbè dai, poi va bene, abbiamo il codicino per voi. Eccoci qua. Energia, Speranza. Fuoco, niente. Mi sa tanto che è così, ragazzi. Dusku. Kyufan. Inkai, che è molto bella anche questa. Bella. Certi arco sono molto stupendi. Iveltal, Perseveranza di Acromio, ormai faccio i 4 per praticamente. 4 per di Genesect. Attenzione con il suo annulla asso, quindi praticamente impedisce di giocare le asso tattico. Furfru reverse. Orsi reverse e Zoroark, però ragazzi. Molto bello quest'altro. Bello, bello sì, però non se riusciamo a farlo vedere meglio. Mamma veramente mia. Bello. Diciamo che queste mini team. Mamma mia. Si rivelano un po' una delusione, ma speriamo che nel prossimo spacchettamento ci possa essere. Dai. Magari chiudiamo in bellezza. C'è ancora. Beh, c'è ancora. Questa l'abbiamo aperta, no? Okay. C'è ancora Dascuna. Ancora tre bustine. Codici 9 voi. Io spero che questo non sia il pull rate, ragazzi. Perché veramente... potrebbe essere effettivamente. Abbiamo capito che effettivamente queste energie probabilmente non esistono. Sì, beh, su 5 team. Sì, 5 team. Persian, anche un Fracture, Furfru, Toxicroak, Alira Senti, Cassiopea. Questa non l'abbiamo ancora trovata. Non quella che volevamo, però. Decidueye, Varum Reverse. Krogan Reverse, mi sa tanto che è una Olo dietro. Mamma mia, poi tutte doppie ste Olo. Non cioè, sono tantissime allora. Cioè, allora, sono 99 carte, quante sono? Sono 100. È piccolino il set, Sono 100. Ma stiamo trovando le stesse Olo. Eh sì, anche una ex, io speravo effettivamente di trovare qualcosina di carino, ma siamo. Ma comunque ci sono le Olo. Sì. C'è Dusk. Abbiamo l'adesivo. Sì, il Dusk. Che bello però il Dusk che praticamente si sacrifica per
si scarta, ma vabbè. Sì, no, si mette KO da solo. Fa autodistruzione. Ok, andiamo. Per 130 segnali di danno, però. Quindi ci sta. Questa sembra. Oh, vedi, questa è perfetta. Ci siamo, questa l'abbiamo dai, preservata. 2 su 5 ce l'hai fatta. Yes, ecco qua. Belle, bello questo abbiamo viola e verde. Energia volo? Invece c'è, l'autoleo non esistono allora, è un'energia reverse. Mamma mia, molto bella. bella. Ci sta, ci sta. Peccato averla trovata lotta. Chissà, magari. Però, magari nasconde anche un pull. A quanto pare. Lasciamo qua. Forse quello è Krogank. Il modo di dire che c'è un pull. Rowlet. Toxicroak. Almeno un bel cure. Clessidra energetica, anche il cure effettivamente sarebbe carino. Falena ferrea, Cassiopea, Duskull reverse, niente reverse e niente tapu bulu. Il pull rate mi sa che qua ai persino dell'energia olo. Eh già, persino dell'energia, perché su quante bustine? Sono 5 tinte, 2 bustine, sono 10 bustine, una sola olo. Una sola ula e neanche un pull. Olla, vediamo cosa viene fuori. Ecco, ah, perfetto. Perfetto. Che ti manca? Te ne mancano tre, però. Vabbè, ci sta. Ecco il codicino. Energia. No, energia, questa sarebbe pullo. Stata bella. Questa sarebbe stata carina, effettivamente. Eh? Vediamo. Kyuufant. Zubat. Rowlet. Neo. Crobat. Arte segreta di Nina, che ci troviamo molto utile. Falena ferrea, Houndoom eccezionale, questa è stupenda. John Creverse. Oh, niente, mamma mia. Va bene, queste mini team si sono rivelate un po'. Godiamoci almeno l'Houndoom, che ti devo dire. Sì, dai. Ce lo niente, consigliamo ragazzi. Come pool, ragazzi. Consigliamolo come pool, abbiamo perché l'energia reverse. È veramente bello. Veramente, veramente bello. A quanto pare l'energia, un'energia su 10 pacchetti. Ragazzi, il pull rate di questo set amaro. A quanto pare amaro. Allora, spero a questo punto andiamo con i faccioni, così facciamo eccoci qua. Dicevamo, come pull rate male, male. Vabbè, tipico in realtà dei set speciali, anche se in realtà il destino di Paldea, effettivamente per il fatto che comunque aveva tanti baby shiny, sì, aveva un pull rate particolarmente alto, ma anche il 151 in realtà aveva un pull rate particolarmente basso. Sì, non effettivamente non è vero, di solito le speciali hanno un pull rate basso. Poi non avendo anche il box in realtà poi alla fine non è... Sì. Giusto. Si attinge proprio dallo stesso. Però il punto è, speriamo che sia solo sulle mini teen. Speriamo, sennò... vediamo un perché po'. Se no, bella la mini teen, bella la figura perché vai a completare, però spesa considerevole totale con pull effettivo, diciamo, come diceva. No, diciamo. Ok. Magari poi hai sta, completato. Magari ho lasciato effettivamente tutte le mini teen buone. Sì. Meglio, scopriremo anche questo anche subito. Però il punto è, va bene che praticamente hai completato già quasi mezzo set, perché il set non è grande, sì, no, infatti, ci sono no. Poche sono carte, tante carte utili per il competitivo, quindi ci sta. Tante carte utili per il competitivo. Avrebbe fatto sì. Comodo qualche ex per il competitivo. Avrebbe fatto comodo sicuramente qualche ex, anche perché la maggior parte delle ex di questo set sono tutte utilizzabili. Sì. Partendo dal Kingdra, partendo dal Lucky Doji, partendo anche dagli altri effettivamente beni amici, c'è tanta roba con cui si può lavorare per effettivamente per dei mazzi. Quindi un bel set, speriamo che pulla meglio. Lo scopriremo effettivamente molto presto. Lo scopriremo molto presto, ragazzi. Per loro sarà effettivamente roba di qualche giorno. Per voi sarà secondo. Giorni, per noi sarà secondi, perché si continua lo spaccatamento. Quindi ringraziamo Fra per essere stato qui con noi. Non sarà l'unico video, come avete capito, perché ci ha portato un sacco di roba. Certo, quindi beh, giustamente. Qui ce n'è da aprire. Quindi, che dire, ci vediamo nel prossimo video. Ringraziamo di essere stati con voi. Ringraziamo ancora Fra. E dire.
Alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.